come quella che abbiamo fatto in modo costante negli anni sulla vigilanza per quanto riguarda le residenze di accoglienza, di cura e di ricovero per gli anziani disabili intellettivi, fatta un'operazione di questo tipo in modo sistematico d'altra parte abbiamo visto che funziona, ma soprattutto noi ci sono arrivate segnalazioni e io ho recepito, diciamo, una certa sensibilità, ma credo che sia necessario il controllo. Tra l'altro, quello che è accaduto dopo i primi 2 anni della Task Force sugli anziani è che a noi ci sono arrivate le segnalazioni, tantissime, Sì. da parte dei parenti, dei pazienti. E in questo o dagli stessi operatori che lavoravano in alcune strutture, in questo modo ci si è resi conto, questa cresce la credibilità nelle istituzioni e quindi nella fiducia che l'istituzione intervenga, e a segnalazione gli interventi sono arrivati, più quelli a campione, più quelli a tappeto, più quelli frutto anche ovviamente, come diceva prima il generale, delle segnalazioni, delle indagini che vengono dagli operatori diciamo, del Sì. territorio. Una cosa simile dal punto di vista della scuola, cioè dove il genitore si rende conto anche ascoltando di alcune segnalazioni e noi poi andiamo a verificare, quindi una sensibilizzazione maggiore da parte di tutti quanti gli operatori. Poi passeremo alla fase 2, cioè che io e Vincelli andremo a mangiare a sorpresa in qualche mensa scolastica e quindi testeremo personalmente. Il signor Ministro mi ha incaricato anche di sviluppare una sorta di memorandum da distribuire ai nostri militari dei NAS per incontri presso le scuole, in modo tale da trasmettere questa cultura della salute e naturalmente far crescere La la consapevolezza. consapevolezza nei confronti di questo assetto, di questi problemi che sono strettamente legati al mondo della scuola. Quali sono le pene previste?